Il professore ha elencato una serie di personaggi. Nella storia dell'informatica ci sono dei personaggi che sono abbastanza conosciuti perché fanno parte della storia. Turing, Zeus, Pascal, sono i miti, matematici, filologi, sono personaggi che conosciamo. Ma dopo questi personaggi, perché i personaggi che hanno fatto l'informatica personale sono scomparsi? Noi oggi qui, quanti di voi conoscono? Allora, vi faccio un esempio. Quanti di voi conoscono Fagin? Qui parecchi, perché siamo parecchi. Ma non sono molte le mani alzate. Allora, Fagin è un italiano che negli anni 60 si è trasferito in California e è stato l'inventore del microprocessore. Cioè, è assurdo che in Italia non si sappia che l'inventore del microprocessore, o quantomeno l'inventore è una parola grossa, ma sicuramente il padre, sicuramente colui che ha guidato il team di sviluppo del microprocessore, che è nato nel 71-72, ho due lacune, una sono le date e una è l'inglese, quindi perdonatemi queste due cose. Quindi Fagin inventò il microprocessore, ma allora io dico, ma continuiamo a parlare di Pier Giorgio Perotto, per carità di Dio, tanto di cappella, ha inventato la perottina, ma nessuno parla di Fagin, non è possibile, non è possibile. Ma partendo da Fagin possiamo andare avanti, possiamo passare ai personaggi, Salvatore li ha elencati, probabilmente non... in inglese sono sfuggiti nel testo, c'è una lunga serie di personaggi che sono praticamente scomparsi nell'oblio. Qualcuno conosce Steve Wozniak, ma lo conosce perché? Perché è legato al traino di Jobs, non perché è Wozniak. Non so, faccio qualche esempio. Chi conosce Chuck Pepper? Siamo in un ambito di appassionati, cioè Chuck Pepper è un altro personaggio che ha costruito, progettato uno dei processori più importanti di quegli anni, è colui che ha convinto il padrone della Commodore a realizzare il personal computer della Commodore, è colui che ha sviluppato tutti i più grossi successi di Commodore. Ma si parla di Commodore, qualcuno può parlare di Tramiel che era il padrone della Commodore, ma nessuno parla di Chuck Pepper. E questo è sconfortante. Ma possiamo citare Miner, che è stato colui che ha inventato l'Amiga, possiamo citare anche, tornando ai Sinclair, possiamo citare gente come Carly, che è stato il padre di tutti i Sinclair, citiamo tutti Clive Sinclair, ma Carly, cioè Carly ha costruito tutti i primi Sinclair, ha fondato l'Acorn. Con l'Acorn ha combattuto contro Sinclair. Ha fatto a cazzotti con Sinclair. Ha costruito il BBC Micro, che è stato il computer che ha fatto la rivoluzione in Inghilterra, la rivoluzione informatica in Inghilterra. Andando avanti, Acorn ha costruito il primo processore RISC. Oggi i nostri telefonini funzionano ancora con i processori RISC, inventati dall'Acorn negli anni 80. Allora mi sono detto, non diciamo eticamente non è giusto, qualcuno nel mio piccolo, voglio provare a ricordare tutti questi personaggi che sono pressoché sconosciuti, ma ve ne posso citare in altri, per esempio gente che si è persa nei meandri delle grandi aziende, le aziende di allora erano HP, DEC, IBM e così via. IBM costruì il personal computer IBM. Dal nulla si svegliò nel fine 1980 e nell'81 costruì il personal computer IBM e rovinò il mondo, ok? Questo è il mio parere personale. Ma nessuno, per esempio, ricorda William Lowe. William Lowe era un dipendente IBM che lottò contro tutto lo staff IBM, contro tutti, compreso l'amministratore delegato di IBM, per costruire il PC IBM. Alla fine un dirigente gli disse, senti, mettiti in un angoletto, fatti questa cosa per conto tuo, poi un giorno lo presenti con un tuo piano finanziario
e lui inventò il PCBM e fece quello che tutti conosciamo.